Niente ragazze, oggi registriamo, intanto che ci siamo, anche il video dei terminati, sempre lo stesso giorno, infatti mi vedete sempre uguale. Allora, praticamente in questa sportina ci sono i terminati del periodo. Premetto che sono pochi perché vi ho già fatto la recensione di tanti dei prodotti che c'erano all'interno, quindi alcuni li ho buttati direttamente per non fare dei parlare sempre delle stesse cose. Allora, ho buttato il siero Uniform Synergy di Bisol, che è quello schiarente per intenderci, e ho buttato anche il siero sempre di Bisol, quello Redden Synergy, che è quello per i rossori, antinfiammatorio e rinforzante, antiossidante. Butto in questo momento, che ho visto che l'ho infilato qui, no, questo sarà un'altra cosa, scusate, e butto anche... no, ho già buttato via tutto. Allora, proprio poche cosine questa volta, spero di essere più brava la prossima volta. Allora, ho terminato queste tabs di detersivo per la lavatrice della Dash 3 Pods 3 in 1 della Dash classico. Allora ragazze, sapete che io quando trovo l'offerta delle tabs non resisto e le prendo, perché mi sono molto comode, le tengo sopra o nel cassettino del bagno oppure sopra l'asciugatrice, perché io ho lavatrice, asciugatrice e sopra ci tengo i detersivi. Questi sono lontani anche da Angelica, e devo dire che ragazze, tra tutte quelle che ho provato di Marco On-On, la Dash è sicuramente la migliore, cioè ho notato che è quella che mi fa uscire i panni più puliti di tutto rispetto a tutto il resto, quindi ve la consiglio e ve la riconsiglio. Quando trovate delle confezioni grandi tipo queste qui da 30 lavaggi, 30 tabs all'interno, un buon prezzo, vi conviene provare, perché io mi sono trovata bene e lo consiglio anche voi. Fate conto che una tabs è per 4,5 kg per un lavatrice dai 4,5 kg, 4-5 kg, però io ne utilizzo anche solo una, se non è perché non devo lavare delle cose particolarmente sporche o se la lavatrice non è troppo piena, quindi questa ve la consiglio assolutamente. Quanta plastica ragazzi, oggi devo riuscire a eliminare un po'. Questo lo potevo togliere in realtà, ma ve lo faccio vedere, ve ne ho già parlato in un video dei profumi dupes. Se vi interessa l'argomento andate a vedere, praticamente nel mio canale trovate dei video sui profumi, e quindi trovate anche questo. È un profumo che ho comprato da Lidl, si chiama Shalon, nella confezione blu, e non è altro che il dupe di Dolce Gabbana Light Blue, il dupe anche dicono di Cool Water Zinodaddido, Cool Water Donna, e quindi questo va bene. L'ho fatto qui per farvi vedere che l'ho terminato, e è buonissimo ragazze, cioè andatelo a sentire, ne vale la pena. Poi in questa stagione adesso ho abbandonato, ho messo un po' da parte Aura Jolie perché è un pochino pesantino secondo me, che sarebbe il dupe di Lancome La Vie Belle, perché primavera anche adesso inizia a venire fuori un bel caldino, ho trovato un po' pesante. Poi altro prodottino che ho terminato è questo qui della Fria, su queste salviettine della Fria, 1000 usi, formula con antibatterico, effetto rinfrescante, azione igienizzante. Sono per lavare le mani naturalmente, perché contengono antibatterico. Io le utilizzo anche, le tengo a portata di mano anche in bagno, quando capita che devo dare una passatina veloce al vasino di Angelica dopo che ha fatto i suoi bisogni, o se capita che magari l'ho riposto, che l'ho solo sciacquato e non ho ancora lavato e lei ha bisogno di andare in bagno, do una passata veloce con questo qui che contiene l'antibatterico. Sono molto valide, le prendo quando sono in offerta perché i pacchettini piccoli costano parecchio, invece quando trovo le super offerte, però sono comodi da tenere qua e là infilati qua e là, e quindi quando li trovo in offerta li prendo. Ho gli ultimi due prodottini ragazzi, vi avevo detto che avevo consumato poco questo periodo. Vi volevo parlare di questo dentifricio che avevo già provato, questo qui il Per-Blox, praticamente è un dentifricio che contiene dice gli stessi ingredienti usati dai dentisti per avere denti 5 volte più bianchi, azione biancante 4D, rimuove dalle macchie, rimozione delle macchie dimostrato, denti più lucidi e brillanti, aiuta a prevenire la formazione di altre macchie, rimuove la placca nascosta. Per lavare lava bene, io non ho grossi carolini di colore di denti, mi si macchiano molto con il tè, per quello io li ho presi di questa linea comunque, e non fumo, quindi non ho problemi di denti. La mia pasta in origine era ancora più bianca di così, poi per cura antibiotica è diventata un pelino meno bianca, non posso dire gialla perché non posso dire che ho i denti gialli, però vedete è molto efficace. Qui se volete fare anche la prova, c'è la prova, vedete di che colore sono i vostri denti, dal più chiaro al più scuro. Io la prova non l'ho fatta, non mi interessa, ma vi posso assicurare che l'azione sbiancante io la vedo, ritorna il bianco naturale dei denti, ecco, diciamo così. Poi forse schiarisce anche un po', quello che dice qua. C'è anche la linea dedicata per il caffè e il tè, e per i fumatori, insomma ci sono varie linee. Vi sconsiglio quello per, adesso non mi ricordo, ve l'avevo fatto vedere in un altro video, non mi ricordo più come si chiamava, comunque dentro la pasta è rosa, è un gusto terrificante, quello non mi è piaciuto, non mi ricordo però ragazzi il nome, qual era, e questo sì, a me è piaciuto parecchio. È indicato anche, dice che sbianca 5 volte in più di un normale dentifricio e si può utilizzare anche tutti i giorni. Poi ultimo prodottino, qui vorrei spendere due parole perché ho trovato un sito interessantissimo, no, ultimi due prodottini. Allora, questo non ve lo sto a parlare più di tanto perché è la solita matita per le sopracciglia che utilizzo sempre e che ho anche oggi, è quella di Sien, che è la mia preferita. Io non ho ancora trovato una matita per le sopracciglia che mi piaccia tanto quanto questa. Mi piace molto anche quella di Bottega Verde, ma credo che il marrone che hanno sia un pochino troppo scuro al momento per me. E quindi ho fatto un video anche dedicato su questo sul mio canale, quindi se vi va andatelo a vedere. Io non vi sto a postare qua sotto tutte le volte il link, ragazzi, cioè tanto nel campo di ricerca del sito, del canale lo trovate senza problemi, scorrete un po' indietro, lo trovate. Poi ultimo prodotto sono le mie lenti a contatto che io utilizzo praticamente giornaliere, sono appunto delle lenti a contatto giornaliere usa e getta della Focus Davis, la versione vecchia, la All Day Comfort, perché quella nuova, l'Acqua System, Acqua Comfort, mi ricordo come si chiama, non comporta l'umettante che c'è dentro, mi fa venire gli occhi rossissimi, io devo rimanere legata a questo ultimo tipo sperando che continuino a farlo. Io lo compravo da un ottico qui dalla mia parte, la confezione da 90, la pagavo 47 euro. Questa volta ho provato un nuovo sito molto interessante che avevo visto per l'acquisto delle lenti a contatto, che avevo visto la pubblicità sulla rete Mediaset, ho voluto tentare, andare a curiosare perché dicevano che era così conveniente, e effettivamente io risparmio 12 euro a confezione. Quindi ragazze, se calcolate che risparmiate 12 euro a confezione, vabbè su una confezione grande, in più le potete anche detrarre dai redditi, ragazze è convenientissimo. Non so cosa si risparmi sulle altre marche o sulle altre confezioni, ma comunque da 47,35 c'è una bella differenza, e se ricordo bene c'è la spedizione gratuita dalle 70 euro, quindi ne compro due alla volta così non pago neanche la spedizione. Questo ragazzi è tutto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, scusate che erano poche cosine questa volta, ma ne vedrete molte di più nel prossimo video. No, dovevo farlo per forza oggi anche se non avevo accumulato tantissimo, perché oggi c'è la raccolta differenziata della plastica, domani, anzi non oggi, domani, e devo mettere fuori tutto, se no mi riempio di plastica ovunque. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i futuri video, attivate la campanella così vi arriverà la notifica, condividete il video se mi volete aiutare a farmi crescere, e se avete dei commenti, dei prodottini, se avete provato qualcosa di questi che vi ho fatto vedere, ditemi come vi siete trovati voi, se avete qualcosa da consigliarmi sempre qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione, e se avete altri video da richiedervi sempre fatelo qua sotto. Vi mando un bacio, alla prossima, ciao ciao!